In casa Kymco tutti i riflettori sono puntati sulla AK550, il maxi scooter che traghetta il costruttore taiwanese verso il mercato dei prodotti premium, un prodotto in cui l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale. La K550 porta Kymco nel segmento premium del mercato degli scooter. Per noi è una sfida, soprattutto a noi stessi, per cercare di valutare al meglio il segmento. Il veicolo ha richiesto grossi sforzi da parte Kymco nello sviluppo, soprattutto tecnologico. Ci ha approcciato a nuovi fornitori, vedi Brembo per la frenata, per i pneumatici, gamme premium, eccetera. E quindi noi vogliamo affrontare il mercato step by step, valutando strada facendo le possibilità del veicolo. Ritengo che il pubblico e la clientela sia molto interessata al prodotto. Ripeto, noi siamo sempre molto cauti e valuteremo strada facendo. Sicuramente l'aspetto tecnologico interessa molto la clientela, la potenza è adeguata al veicolo, il design che abbiamo contribuito in maniera determinante a sviluppare insieme a Kymco e sta cogliendo grosso interesse da parte del pubblico. Lo sviluppo di tutti i prodotti Kymco hanno visto sempre un grosso coinvolgimento da parte nostra e a tutti i livelli, soprattutto nel design, perché è quello che è più facile e dove l'Italia eccelle. Man mano però abbiamo anche introdotto collaborazioni con società di ingegneria italiane che sviluppano magari ricerca di base su esempio sospensioni, su ergonomia, su comfort, che hanno sicuramente portato il prodotto Kymco a dei livelli differenti rispetto a quando abbiamo cominciato a importare il prodotto, dove questa necessità non si sentiva perché i segmenti coperti erano già ben supportati tecnologicamente dall'esperienza Kymco. EICMA è anche il salone della multimedialità. Si parla sempre più spesso di connettività tra scooter e smartphone. Kymco è già pronta, il suo sistema multimediale è già disponibile sulle prime novità 2017. Una delle richieste che abbiamo fatto ancora qualche anno fa è stato quello di valutare la connettività tra veicolo e i PDA, i vari telefoni e supporti elettronici ormai diffusissimi. Cosa non facile, perché comunque ci sono grossissimi problemi di sviluppo, di sicurezza, di interfacciamento con il veicolo, e Noodle è il primo passo, diciamo che la versione 1.0 di un progetto che nel tempo spero che ci darà tante soddisfazioni.